Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margie. Oggi vi presentiamo la nostra ricetta della torta pasqualina. Gli ingredienti per l'impasto sono 600 g di farina 00, 35 ml di olio extravergine di oliva, 10 g di sale e 350 ml di acqua. Gli ingredienti per il ripieno sono 1 kg di bietole, 400 g di ricotta, 7 uova, 50 g di parmigiano, noce moscata, pepe nero e sale quanto basta. La tortiera utilizzata ha il diametro di 26 cm ed è una tortiera a cerniera. Iniziamo facendo sciogliere il sale nell'acqua, poi aggiungiamo un po' alla volta tutti gli ingredienti liquidi alla farina, quindi l'acqua e l'olio. Concludiamo la lavorazione sul piano da lavoro precedentemente infarinato fino ad ottenere un composto liscio ed elastico. Abbiamo lavorato il nostro composto fino a quando non abbiamo ottenuto l'impasto liscio ed elastico, aiutandoci anche con un po' di farina sul piano di lavoro per evitare che si attaccasse. Dividiamo il nostro impasto in quattro panetti, due di questi saranno leggermente più grandi. Posizioneremo i panetti su una leccarda coperta con carta forno, copriremo il tutto con un canovaccio e li lasceremo riposare per un'ora. Nel frattempo prepariamo gli ingredienti per il ripieno. Laviamo accuratamente la nostra verdura, la sbollentiamo per 6-7 minuti aggiustandola di sale. Abbiamo appena sbollentato la nostra verdura, la lasceremo colare con la pasta per circa 30 minuti, schiacciandola anche con una forchetta per facilitare la fuoriuscita dell'acqua. Nel frattempo prepariamo la nostra crema, quindi schiacceremo con una forchetta la ricotta, aggiungeremo un po' di noce moscata, pepe, 3 uova, 50 g di formaggio grattugiato e un po' di sale. Dopo aver preparato il ripieno, procediamo all'assemblaggio della torta. Prendiamo uno dei due panetti più grandi e lo stendiamo realizzando una sfoglia molto sottile. Per far ciò, ovviamente, ci aiuteremo con il matterello e spolverizzeremo il piano da lavoro con un po' di farina. La prima sfoglia che andiamo a realizzare deve essere più grande rispetto alla tortiera, perché oltre a coprire il fondo e il bordo, deve fuoriuscire dalla teglia stessa. Quindi sovrappongo la teglia senza intaccare la sfoglia. In questo caso devo stendere ancora un po' la mia sfoglia. Prima
Prima di trasferire la sfoglia, ungiamo tutta la teglia con l'olio. Copriamo la tortiera con la sfoglia. Bisogna fare molta attenzione per evitare che si buchi. Senza tirare, cedo leggermente la pasta. Ed ecco qui. Fatto questo, spennello con l'olio. Ora realizzo una seconda sfoglia, sempre con il panetto più grande, e la vado a sovrapporre. Abbiamo posizionato la seconda sfoglia, ora spennelliamo nuovamente con l'olio, poi realizzeremo lo strato di bietole. Dopo della verdura realizziamo lo strato della crema di ricotta. Con il cucchiaio realizziamo quattro piccole conche nelle quali andremo a posizionare le uova. Ho posizionato i tuorli, per quanto mi è stato possibile, nelle conche che ho realizzato. Come potete notare, uno di questi si è rotto. Pazienza. Proseguiamo con la ricetta e andiamo a realizzare le altre due sfoglie, come abbiamo fatto con le prime, e le andremo a posizionare appunto sopra, coprendo la nostra torta. Prima di posizionare l'altro disco, spennellerò ancora un po' con l'olio. Copriamo l'ultima sfoglia con l'olio. Adesso non ci resta che tagliare la pasta in eccesso e realizzare un bordicino all'interno.
Ora non ci resta che infornare in forno caldo preriscaldato a 180 gradi per circa 50-60 minuti. Ed ecco la nostra torta pasqualina appena sfornata. Abbiamo impiegato un'ora per la cottura. Aspetteremo ovviamente che si raffreddi prima di estrarla dalla teglia. Ebbene amici, con questo video Margi vi saluta e vi invita a lasciare un like o un commento su questo video o anche su altri di vostro interesse. Come sempre vi aspettiamo anche sul sito www.passionericettedimargi.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima! Vi presentiamo la ricetta della torta pasqualina furba. L'abbiamo definita così perché ci sono alcune varianti alla ricetta originale della torta pasqualina che velocizzano la preparazione di questa gustosa torta salata. La prima differenza più significativa è l'uso della pasta a sfoglia al posto delle sfoglie realizzate con farina, acqua e olio previste invece nella ricetta tradizionale. Abbiamo apportato anche qualche altra variante, come ad esempio l'uso degli spinaci al posto delle bietole o anche, come vedrete in seguito, l'uso delle uova sode al posto del semplice tuorlo. Per chi comunque volesse consultare la ricetta tradizionale della torta pasqualina, vi riportiamo il link sopra e in descrizione. Gli ingredienti sono 1 kg di spinaci surgelati, 400 g di ricotta, 50 g di formaggio, 2 sfoglie rotonde, 7 uova, noce moscata, pepe nero e sale quanto basta. Iniziamo preparando le uova sode e sbollentando gli spinaci. Disponiamo le uova all'interno di un tegame pieno d'acqua e portiamo a bollore cuocendole per circa 8-9 minuti. Dopo averle cotte, le preleviamo con una schiumarola e le facciamo raffreddare a temperatura ambiente. Se andate di fretta, potete anche raffreddarle sotto l'acqua corrente. Abbiamo portato a bollore anche l'acqua per cuocere i nostri spinaci, ora li immergiamo, aggiustiamo di sale e facciamo sbollentare per 7-8 minuti. Abbiamo fatto colare e raffreddare accuratamente gli spinaci, abbiamo preparato anche le uova sode, adesso procediamo con la preparazione della crema. Aggiungeremo alla ricotta le 3 uova, il formaggio, il sale, la noce moscata e il pepe nero. Ora che tutti gli ingredienti per la farcitura sono pronti, procediamo alla preparazione della torta pasqualina furba. Rivestiamo la tortiera con la pasta sfoglia. Utilizzerò la carta forno della confezione. Realizzo un primo strato con gli spinaci. Procedo con la crema di ricotta.
Con il dorso del cucchiaio vado a realizzare quattro piccole conche nelle quali posizionerò le uova sode. Concludo coprendo con la seconda sfoglia. Con il coltello vado a tagliare la sfoglia in eccesso. Con una forchetta bucherelliamo la superficie. Dopo aver bucherellato accuratamente tutta la superficie e anche il bordo, andiamo ad infornare. Inforneremo in forno caldo a 200 gradi per circa 40 minuti. Ed ecco la nostra torta pasqualina furba appena sfornata. Aspetteremo un po' prima di poterla gustare. Ebbene amici, con questo breve video Margi vi saluta e vi invita a lasciare un like o un commento su questo video o su altri di vostro interesse. Come sempre vi aspettiamo sul sito www.passionericettedimargi.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima!